stupore, incredulità e curiosità. Stati d'animo che da ieri pomeriggio attorniano Piazza del Popolo, dove il cantiere di rifacimento della pavimentazione previsto come da cronoprogramma sta assomigliando sempre più ad uno scavo archeologico. Ieri sono infatti emersi dal terreno due teschi accompagnati da tracce di scheletro riconducibili a parte di spalle e torace e sono spuntati non lontano dall'angolo della piazza che affaccia sulla questura e su via Giordano Bruno. Oggi sono emersi altre tracce di scheletri, vedete infatti in queste immagini girate questa mattina il rinvenimento di arti inferiori, di appunto resti umani sempre riconducibili a quella che dovrebbe essere un'epoca medievale, questo quanto emerso dai primi accertamenti degli archeologi della cooperativa Tecne che da ieri sono sul posto. È una scoperta che si aggiunge a quella di pochi giorni prima, quando a pochi metri di distanza davanti al Palazzo delle Poste sono emerse tracce di un muro largo più di mezzo metro risalente all'architettura medievale. I teschi ritrovati ieri sono stati rimossi e portati in sede di laboratorio museale per essere analizzati anche attraverso studi antropologici. Sarà così anche per le ossa trovate questa mattina. Si continuano gli approfondimenti che però non inficeranno i lavori sulla piazza. Oggi all'assessore al fare Riccardo Pozzi abbiamo chiesto delucidazioni su come si concilieranno queste due esigenze, i lavori previsti e anche le esigenze di refertazione scientifica di quanto emergerà, e queste sono state le risposte, a cominciare dall'analisi georadar che ha preceduto questi lavori già in primavera e che a quanto pare non hanno fatto emergere questo tipo di scoperte che abbiamo trovato in questi giorni. A marzo, insieme sotto le indicazioni della sovrintendenza, abbiamo e insieme all'Università d'Urbino, oltre che il CNR, abbiamo eseguito il georadar, delle rilevazioni che hanno consentito di andare a indagare, approfondire sul sottosuolo a una profondità fino a oltre 3 metri di profondità, e hanno permesso di ricostruire alcune situazioni di epoca romana a una profondità, ripeto, di oltre 3 metri, che verranno poi anche divulgate in un'occasione di un incontro che stiamo programmando insieme alla sovrintendenza e al CNR e all'Università d'Urbino. Nel frattempo qua stanno proseguendo i lavori di pavimentazione, stanno proseguendo sotto la direzione scientifica della sovrintendenza e ci sono stati in questi giorni anche tanti curiosi a vedere appunto questi scheletri e quello che sta emergendo, ma ripeto, sono tutte finalità in questo momento di documentazione che proseguiranno senza interrompere i lavori, che quindi consentiranno poi la normale esecuzione. Dunque ci sono tutte le condizioni per far proseguire i lavori da cronoprogramma, come stanno proseguendo anche oggi, e conciliare anche le necessità di refertazione scientifica di tutto quello che emergerà. Esatto, in questo momento si stanno conciliando due tipi di attività, uno quella di rifacimento della pavimentazione e quindi che proseguiranno anche nelle prossime settimane, che vedranno dai primi giorni della prossima settimana l'arrivo dei sanpietrini e dei cordoli per l'installazione appunto della nuova pavimentazione, e al tempo stesso procedono anche l'attività di documentazione e di ricerca posta in essere dagli archeologi individuati insieme alla sovrintendenza della archeologica. Si lavora poi con la massima trasparenza, tant'è che si sta pensando anche a momenti dedicati per la divulgazione scientifica di quanto si sta scoprendo. Esattamente, proprio così, stiamo ragionando insieme alla sovrintendenza proprio per individuare delle giornate o a fine lavori, quindi con un convegno aperto alla cittadinanza, oppure individuare durante queste fasi di continuo cantiere, di continua scoperta, anche dei momenti di approfondimento e di divulgazione in modo informale, aperte a tutti i curiosi, ai cittadini che in questi giorni ci stanno chiedendo tanto, in modo tale che si possa fare chiarezza in modo molto trasparente, come detto, senza alcuna volontà di nascondere o di dover compromettere la storia della nostra città, ma al tempo stesso di poterla raccontare proprio nel momento, nelle fasi di contemporaneità rispetto alle scoperte, gli studi che si stanno facendo.